Sì, e allora accettatelo da me che ho un po' di capelli grigi, ma tra la conduttrice e quell'altra ragazza, più che di serie C, qui siamo a livello di Champions, Mario. Se, no, Ci innanzitutto sono volevo dire molto due buoni i cose. nostri No, no, verità, ragazzi. complimenti. E volevo dire due cose. Innanzitutto al portiere, che io seguo la primavera in TV e qualche Bravo. volta, se posso, per questioni varie di lavoro al campo, questo è bravo davvero. Cioè, uno è bravo perché l'ha vista quando i bambini nascono, si dice l'è bellino perché gli si può bene, Enzo l'è bellino davvero, cioè lei è brava. Quindi questo è un ragazzo che se ha un briciolino di fortuna e si mantiene umile, questo è un grande portiere. E quindi per me, con i gigli attaccato, vi auguro tutto il bene possibile. Per quanto riguarda Marco, gli volevo fare una domanda. Dimmi. Ieri sera una grande gioia. Però è proprio in queste, Marco, secondo il mio modesto parere, in queste vittorie, in queste partite nette, che poi anche il briciolino e le due traverse, ma abbiamo strameritato, Sì. in cui bisogna trovare in maniera costruttiva il pelo dell'uovo, perché come hai detto per te, la copertura a centrocampo, la difesa, c'è qualche cosina da registrare e qui debbano essere bravi tutti, Pioli e Certo. tutto lo staff. Certo. Perché con tutto il rispetto poi andremo a incontrare delle squadre e poi è anche bene migliorare. Quindi secondo me una vittoria che vale doppio se in quei briciolini di errori li mettiamo in considerazione e li sottolineiamo già da subito. Un abbraccio a tutti, alle Viola. Ciao, ciao, Grazie Sandro. Sandro, buonasera. Vedi, Sandro è un tifoso positivo che ha gnegnero, come si dice in Toscana, perché ha capito la situazione. Gli errori vanno coperti, vanno migliorati, però a livello generale è una squadra, prima di tutto ci mette il cuore. E qui Michele è in campo tutte le partite, allenamenti, tutto. È una squadra compatta. Si abbracciano tutti, si vede che non c'è differenze di niente, e quello che conta, vedere i ragazzi escono sudati, marci, questo è quello che conta. Certo. L'impegno sicuramente non manca e sicuramente ora anche il morale, qui chiedo a Michele che è un po' più interno alla situazione, anche se Marco non vi abbandona mai, quindi cioè, No, ormai è uno di voi, proprio. però Michele, il morale della squadra, anche se mi è sempre sembrato molto positivo l'atteggiamento, però sicuramente ne giova dalle vittorie ottenute. Ma sicuramente è sempre stato molto alto il morale e chiaramente vincendo è sempre maggiore la voglia di continuare la striscia positiva e di scendere in campo, quindi c'è più compattezza, c'è più voglia di vincere e ancora più, diciamo, consapevolezza della nostra forza. È importante sapere comunque che ci sono anche tifosi che vi sostengono e che non criticano sempre, perché Firenze è una piazza difficile, è complicato giocare a Firenze, insomma. Giustamente i tifosi sono tifosi, quindi pretendono sempre una vittoria, pretendono sempre il risultato positivo e la squadra sicuramente scenderà sempre in campo per questo, per accontentare sia i tifosi che i propri obiettivi. Certo, hai sentito cosa ha detto Sandro, vero? Sì, Ha detto sempre con infatti. il giglio attaccato e in bocca al lupo Poi tutto il nostro quanto. ragazzetto, insomma, Michele, intanto io lo seguo, poi un altro ragazzo che è a testa. Oltre che bravura, sia Gori, lui, Chiesa, Ranieri, Sotti, sono ragazzi, studio e calcio, questo è molto importante, umiltà molto importante. Ci mandiamo un piccolo contributo video proprio dedicato a lui. De Cross, Sánchez que la va a pegar con la zurda, Muy bien, impactado en achicado. Tejero, que hasta viene Isco y se va a Vamos, buscar a vamos, Cristiano, vamos. rechaza Isco, Hay que Isco la afronta, pegarle. Isco la va a pegar, Ay. el portero que para, le llega Cristiano con la zurda, al Madre mía. palo, al palo, Córner. córner a favor del Real Madrid, Óscar Rodríguez, el encargado de botar el córner desde la derecha, cuando vemos la Argentina. Que tiene calentando a su tercer portero. Ahí vemos a Cerofolini. Intenta jugar en corto Dragowski, pero el Madrid, lo dicho, parece que quiere subir una marcha más en este tramo final de partido buscando el tercero. Pelota arriba, juega atrás. Ojo a la llegada de Tejero. Puede concluir la jugada. El disparo de Tejero. ¡Fuera! ¡Uf! Pues. Bueno, creo que es que este Real Madrid está en un momento, bueno,
cuando juega Roberto, yo creo que históricamente también se habla siempre que el Real Madrid, y es difícil tener un plan porque el Real Madrid tiene antídoto. Ojo, está Bale, según venía, la cazó con la zurda, se perdía arriba. Alfonso Torres va a cambiar la fiebre de portero, van a jugar los tres que han venido. Sí, va a entrar Celofolini, el italiano de 18 añitos, y le va a dejar su sitio para Dragowski, el polaco. Un piccolo contributo a una partita, un esordio, insomma, sì, importante. Non male. Giocare a Bernabeu è stato un esordio veramente bello, insomma, è la sua emozione entrare in quello stadio. Penso che sia il massimo, penso che ogni bambino quando va a dormire la sera penso che sogni di esordire al Bernabeu con quei campioni e per fortuna si è avverato e spero sia l'inizio di, diciamo, di qualcosa di grande. Un po' come giocare a FIFA 18, sì. Un po' la stessa cosa, sì. Con il joystick. Più o meno siamo lì. Cioè, capito, con Isco, Cristiano, l'ha fatta la foto con Cristiano Ronaldo? No. Non sei riuscito a farla con Cristiano Ronaldo? Io mi sarei intrufolato. Sono accontentato di dargli la mano, diciamo, dai. Di sicuro. Salutarlo. No, ma io vorrei raccontare un episodio su Michele, perché l'altro giorno mi è capitato di assistere a un allenamento della Fiorentina. E ho visto che mi ha fatto una cosa ganzissima. A fine allenamento, Sportiello, Dragowski e Cerofolini, con Aleandro, che salutiamo, l'allenatore dei portieri, si mettono, tirate, calciate. Spiegalo, sì. Te, come funziona, Michele? Praticamente facciamo di solito una sfida a fine allenamento e, diciamo, contribuisce che chi perde deve pagare la penitenza. Che consiste in? di andare in porta, mettersi di spalle e aspettare la pallonata che arriva. Ma poi dovete dal compagno, vedere, diciamo, la cattiveria con cui calciavano il pallone. Dovrebbe essere un compagno, ma in quel momento non è il compagno. E invece sfogano tutto, capito, l'astio, il fatto uno è titolare, l'altro gioca poco. Quindi lì è l'unico momento in cui viene sfogato, ma la rabbia viene sfogata in quel frangetto lì, sì, a fine allenamento. Sì. Quindi è un particolare curioso. Ora, siccome Michele è anche un pararigori, molto pararigori, specialmente quest'anno ne ha parati diversi, abbiamo anche un contributo proprio sotto questo aspetto. Sì, allora vediamolo. Gol realizzato nei tempi regolarizzativo con 9 gol complessivi. Parte Lerese con il destro e Cerofolini dice no, errore della Juventus, sbaglia Medileri. Parte Mosti contro Del Favero all'angolino, grande rigore da parte di Mosti, ex Sassuolo, partirà con il mancino. Parte Rogerio e la mette dritta per dritta, centrale con potenza, testa alta, Castrovilli parte con il destro all'angolino, non fallisce Castrovilli, percorso netto per la Fiorentina, parte dal dischetto, parte Ken e regala il pallone al portiere Cerofolini. Regala il pallone a Cerofolini. Erroraccio di Sivo. Gori dal dischetto contro Del Favero. Parte Gori all'angolino e la Fiorentina vola in finale. Vola in finale. Una gara incredibile, riacciuffata al termine dei tempi regolamentari. La Fiorentina ai calci di rigore mette fuori la Juventus, sbatte fuori dalla competizione i bianconeri. Gravissimo l'errore di Moise Biotiken dal dischetto e la Fiorentina vola in finale, vola nelle finali del campionato primavera. Ecco, quindi abbiamo avuto la conferma. E ne avevo farai anche no, prima pensa... con Sassuolo. Sì. Due con Sassuolo anche, non avevi farai. Insomma. Pensa, Michele, se ti fossi tuffato al tiro di Ken, quanto avresti rosicato. Mamma mia. Poi a Ken, la palla che va lì. A parte invertito sarebbe stato mamma un colpo mia, al cuore. Mamma. Però grande. Peccato proprio per la finale, ma vabbè. Sì. Tanto si vince quest'anno. Vedevo. Comunque, vedi, a far conoscere questi ragazzi, vedi poi tutti i telespettatori telefonano, perché poi sentire questi nomi da lui a Gori, Ranieri, Chiesa l'anno scorso. Marco, visto che ci stanno telefonando, sentiamo, vogliamo sentiamo. Sentire chi abbiamo. Dai, senti. Ecco, no, è riattaccato. Allora, Melia anche. Ora richiameranno sicuramente. 2000. Sì, Marco. Ragazzi, giovanissimo. Ci devono richiamare, chiuso. Stiamo aspettando la telefonata. Prego. Poi, ecco, Michele, insomma, non è solo portiere terzo portiere della prima squadra. Certo. L'anno scorso ha fatto 15 presenze e quello che è stato lanciato poi nella primavera. È un under 18 fisso, under 19, anche quest'anno c'è Plizzari per ora lì. Sì.
i giovani della Ternana in Serie B, insomma è tutta esperienza che uno si fa anche per gli europei. Insomma, Michele è un portiere del futuro nostro, io spero, perché la Fiorentina ha sempre avuto una scuola di portieri, spero vivamente, in confronto a quello che ha detto Fabio, che sia Michele sia Federico Chiesa rimangano a vita a Firenze, si spera, anche perché Michele, oltre ad essere un bravissimo portiere, reattivo in porta, bravo anche di piedi, guida molto la difesa, lo vedo, l'ho sempre visto e lo vedo spesso ora nelle ultime partite, l'atteggiamento è cambiato e tutto, è un ragazzo da tenere sotto, perché ha detto qualcosa di bello su Firenze e su chi che avrebbe voluto giocare insieme, il mitico Giancarlo. E già un ragazzo è padre del mito Giancarlo Antonioni, cioè è subito da blindare, Pantaleo, io ho già detto a Pantaleo chi deve blindare i nostri ragazzi, e spero che viene uno di questi. Marco fa le schede, no? E si appunta tutti quelli che sono tutti i nominativi di sono poi meritevoli, sono arrivati e tutto, però viene veramente un portiere, già questo poi glielo dicevo già a lui, ti ricordi anche 2 anni fa, l'anno scorso, senza una togliere agli atti, però l'avrei visto bene in prospettiva il portiere titolare, infatti è titolare ora della primavera, quando gioca però si fa molta esperienza, questa esperienza che fai in prima squadra, insomma sono allenamenti diversi, poi l'esperienza ti fa uno sportiello, tutti gli altri preparatori. Sì, sicuramente è un'esperienza unica, perché un giovane come me fa molto bene, diciamo, allenarsi e far parte di un gruppo come la Fiorentina, che è una squadra di Serie A, con dei calciatori veramente validi, che hanno molta esperienza in un campionato, penso, uno dei più importanti in Europa, e stare a contatto con loro davvero ti insegna molto, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista caratteriale, fai un bel salto di qualità, diciamo. E io appunto sto lì e cerco di apprendere qualsiasi cosa mi sembri utile, e spero di migliorarmi sempre di più. Ormai sono già 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina, sì. Cioè, a Valcareggi come procuratore, cioè, sapete, Fulvio è già venuto da noi un paio di volte, bravissimo, poi quell'atteggiamento, però sono a Valcareggi. Ma poi è toscano, ragazzi, è toscano. Infatti, il valore aggiunto questo qui. È vero, da quanti anni è che non c'avevamo un giocatore comunque toscano? Davvero. A parte Viviano, sempre portiere, Viviano. Emiliano, che salutiamo, un mitico, però adesso abbiamo Michele, in squadra ci sono altri toscani, Michele? Gori e... poi faccio fatica. Infatti sento la Fiorentina a maniera... Federico, dai, Chiesa, si da considerare toscanese. Sì, è acquisito. Poi dalla Settignanese, Maurizio Romei, tutto. Insomma, vedi, questi ragazzi la sentono a pelle la Fiorentina, che bisogna... Poi basta questi stranieri, cioè, prendiamo i nostri. E sono molto meglio. E Michele è un portiere, non può fare il terzo. No. Assolutamente. Sarà contento Sportiello. Salutiamo Marco, Sportiello, che sta seguendo. Qual è? Diviene molto meglio, Michele. No, ieri sera ha avuto qualche defiance. Davvero, Sportiello sì, con i piedi. Però no, cavolo, ha parato anche, insomma, con l'Atalanta, ha fatto un partitone incredibile. Ieri sera salverei tutti. Sì. È andato per cercare il pelo nell'uovo. Sì, ecco. Dire, ragazzi, sto parlando di un grandissimo. Poi quello che ha Michele anche in prospettiva, ho visto, è molto migliorato. Sa guidare la difesa con la grinta giusta, e i portieri, cioè, quelli sono un po' zittoni, invece lui riesce, perché ha testa sempre alta, è molto reattivo, specialmente fra i pali, la guida proprio, si arrabbia al momento giusto, le uscite al momento, perché non è facile trovare un portiere che ha tutte queste, non lo dico perché qui, allora, Michele, bisogna capire, non se è facile trovare un portiere a tutte queste, sta facendo una scheda tecnica, questi ragazzi li conosco veramente tutti, lui sia nelle uscite che il tempo riesce a prendere, l'ultima partita della primavera ha salvato, con la Roma ha fatto 3 cavolo, uscite, sì, quello ho visto. Il tempo due tiri erano reti tra i tiri, no, è proprio un portiere completo.